Allora, giustamente, perché il padel è quello d'Antonio, quello che noi facciamo qua non è padel. Lei le complimenta ieri, Cammello può. mi hai fatto emozionare. Ma glielo scordato, te l'ho scritto a Carlo ieri. Ah, vedi, non ci siamo messi neanche d'accordo. Mi hai fatto emozionare e Stefano Bizzotto è bravo a fare la telecronaca. E oggi tu gli hai fatto un bellissimo complimento, però mi hai fatto emozionare. Chapeau, bravo Lele, con una partita clamorosa, bellissima, che poi la spiegheremo se volete, però quando parli te di calcio, brividi. Grazie Anto, grazie Camel, grazie Nick. Grazie ragazzi, è stato emozionante, bello ritrovare alla scala del calcio il racconto, l'arte del racconto e guidati come sempre diciamo noi dal calcio, no? Da quello che ci dice, dai protagonisti, dalle storie, e questa connessione poi in questa forma, no? Che arrivi a praticamente a tutti gli italiani. Ringrazio la Rai perché questa opportunità ti permette di parlare a tutti, gli ascolti sono stati incredibili, non avrei mai pensato di parlare a così tante persone. E poi basta, poi il resto l'ha fatto il campo, no? Che è Certo. talmente un'offerta a tutti, che come si fa a non vivere il calcio, voglio dire, a cuore aperto, in libertà? Non puoi tenere nulla, non puoi tenere nulla, è un regalo continuo che si rinnova, no? Con i suoi gesti, con le sue prodezze. Ma con le sue storie, le sue ricorrenze, come fai quando vedi, cioè, veder giocare. Quando vedi Benzema, mette la palla lì sotto, ciao. E Anto, e quando vedi muoversi in campo quella mente superiore di Busquets, Mamma mia, ragazzi. capisci? Un Quando tu puoi dire che genio. devi tu discutere quello che fa Busquets, è un privilegio che devi restituire. Tu hai avuto questo privilegio, lo devi restituire. E allora devi essere rispettoso, profondo, appassionato. Ok, hai fatto giusto bene, hai fatto bene a sottolineare la serietà, la bravura e la connessione, l'empatia che c'è stata con Stefano Bizzotto, la prima volta che lavoravamo insieme e gli faccio i complimenti per la serietà, no? E ci siamo spalleggiati bene. Bene. Cosa pensi di quella finale, Anto? Com'è stata? Raccontandola un po' nei dettagli, eh? Lele, ho visto. Allora, ha vinto la squadra più forte singolarmente. Ma come dice sempre Bobo, tu non giocherai mai meglio della Spagna. Bobo ha sempre detto questa roba qua e io da quando lui l'ha detto mi sono attaccato al suo discorso, lo dico a tutti, tu non giocherai mai meglio della Spagna. La Spagna al primo tempo ha fatto 66% di possesso palla. La Francia girava a vuoto. Sì. Non hanno creato né da una parte né dall'altra, eh. Sì. Poi il secondo tempo si è accesa la partita con traversa, gol di Oyarzabal con la cazzata di Upamecano, Sì. poi ha fatto un gol e lì Io ho pensato a te, eh. Io ho Lele. pensato a te quando in maniera libera, naturale e a volte dirompente, ma e questo è il calcio. Ragazzi. Quando tu, no, nelle tue diciamo che nei tuoi posizionamenti di queste stelle, perché È queste sono stelle che brilleranno una roba sempre, diversa, chiaro. esatto, quando tu semplicemente celebri queste stelle, perché questa è la risposta. Lele ha fatto, ma la cosa bella, lascia stare il gol perché lui ne ha fatte. Oh, apro e chiudo parentesi. Ieri l'hai detto te in conferenza, in telecronaca. Ha fatto quasi 300, 200 gol con il Real Madrid. Sai che significa Lele? Con il Real Madrid. È il sesto marcatore di tutti i tempi del Real Madrid. Del Real Madrid ha fatto un gol, il modo di giocare, come lui sa giocare d'esterno, d'interno, ti tiene la palla, che una roba fuori dal mondo. Poi quell'altro, vabbè, ogni volta che scattava apriva dei varchi clamorosi, anche se non ha fatto una grande partita. Il gol, Assolutamente. poi ha fatto un gran gol, Certo. sbagliato l'arbitro, eccetera, mille altre robe, però. Qua, adesso io però mi attacco su questa partita qua che è stato uno spot per il calcio. Quando io dicevo prima degli europei, ragazzi, c'ha tre squadre la Francia. La Francia ha fatto un autogol clamoroso ad andare fuori con la Svizzera. La Francia era quella che doveva vincere l'europeo. È quella che sarà una delle due barra tre candidate per vincere il mondiale. Perché c'ha tre squadre, ragazzi. La prima partita ha giocato centrale uno e l'altro, poi ha messo ieri Koundé e Upamecano a sinistra, adesso c'è anche Theo Hernandez, ce ne sono tre più adesso Theo Hernandez che ha fatto una nation league clamorosa, c'ha 73 attacca, ieri c'era Martial in panchina, c'era Rabiot che non c'era, c'è Coman che
quanta scelta ha, non lo so. Anto, ma che ne pensi della partita che tu ogni tanto discuti con Lele? Pogba, che partita ha fatto? Gran partita. Allora, Pogba, ragazzi, io posso discutere... Ma lui ha parlato sempre del rendimento al Manchester, eh? Io parlo, ragazzi, di quello che... No, ma una persona... Allora, uno per guadagnarsi uno status, Nick, Xavi, Iniesta... Io parlo sempre del top, ok? Modric, Kroos, Xavi Alonso... Pirlo, eccetera, devi fare 15 anni a un livello che ogni 3 giorni devi fare la differenza, ok? Devi cantare e portare la croce. Allora, alla Juve ha fatto bene? Molto bene. È partito, è andato a Manchester. Però la Juve, campionato italiano, la Juve non faceva con nessuno la concorrenza. Va in campo internazionale, in Coppa dei Campioni, e fa fatica. In campionato con Manchester United, io non vedo Pogba di quello che è stato queste due partite. Io come posso pensare, poi vado a vedere, ok, grande giocatore, assolutamente sì, forte, sì, come potenziale, sì, però Nick, io non posso pensare che lui sia un giocatore, perché io poi vado sempre a livello, un po' guadagna 20 milioni di euro a stagione, lascia stare che il calcio d'oggi, l'Inghilterra pagano di più. Se tu guadagni quella cifra... Tutto da protagonista, anche nel... No, anche al Manchester nelle finali, cioè è sempre stato protagonista. Nick, però ieri, io, parlando di ieri, no, io, Nick, stratosferico, io dico, sì, una roba, Nick, ieri una stratosferico roba è stato il numero 9. Sì, è fa un gioco, differenza. No, fa un gioco diverso, fa un gioco diverso, Nick, fa un gioco diverso. Quando tu dici Francia e Spagna, la Spagna ha giocato benissimo, gli manca, tutti vanno bene insieme, però in attacco gli manca quello che ti fa Benzema, quello che ti fa Mbappé alcune volte. Ancora, può darsi che... Può darsi non che Nick, questo, però fa... come squadra è pazzesca. Nick, loro lo sai cosa hanno vinto? Hanno vinto il primo europeo, che ci avevano il 9 vero, Torres avanti, mondiale ed europeo ancora, hanno giocato... Iniesta e... Fabregas. Fabregas, l'ultimo europeo. Il mondiale giocava David Villa, ma non da centravanti, a sinistra. Loro hanno sempre avuto quest'idea qua, che ti portano la palla dentro la porta, con l'Italia, hai visto la partita con l'Italia? Ti fanno gol in tutti i modi. Poi è normale. Non c'hanno il David Villa della situazione. Cioè nel senso che è ancora in costruzione. Potenzialmente è pazzesca, Nick, la Spagna. In costruzione, questo in 2 mesi Luis Enrique, ragazzi, ha fatto un capolavoro. Noi diciamo di Roberto, sì. È, tra virgolette, Roberto ha fatto un capolavoro clamoroso, però partiva da un massacro lì con la Svezia che siamo andati fuori. Noi non abbiamo mai giocato bene. Era, tra virgolette, un po' più avvantaggiato. Questo è partito... Xavi, Iniesta, Fabregas, David Silva, non c'erano più. Sergio Ramos ha fatto Piqué, non c'è più nessuno di questi. Ha ributtato dentro ragazzini in 2 mesi. Hai visto che la squadra oggi gioca... Chi gioca meglio della Spagna? Quello... Nessuno meglio può giocare meglio della Spagna. In 2 mesi, vede, ha buttato ragazzini dentro. Però quando ti devi inventare la giocata... che ti fa Benzema, che ti fa... Gli manca, secondo me, questa perfetta. La squadra è la squadra che gioca meglio al calcio delle nazioni. Ma se non c'è nel 9, che deve fare? C'è un Gerard Moreno. Poi, che... poi le perdi però, la partita alla lunga. Non credo, Nick. La Spagna è andata fuori dall'Europeo senza perdere. Non ha perso. Ne perdi poche di quelle partite. La Spagna non ha perso, ha perso i rigori. Cioè, io credo che Gerard Moreno... è uno dei 30 giocatori dentro il pallone d'oro. Esatto, che è molto forte. Non sarà Torres, non sarà Benzema, non può, però è forte. Non può essere. Però gli mancava Morata, gli mancava Dani Olmo, gli mancava. Esatto. Ragazzi, Jordi Alba, gli mancava. Gaia, Pedri, Carvajal. Cioè, questi giocatori mancavano, ragazzi, Non li aveva. Un sacco di... La squadra gli mancava veramente 13-14 giocatori top, Poi ne scordo alcuni, ma... Ma il ragazzino che roba è? Ma una roba impressionante. Lo sai che mi piace, Antoppino? Come si chiama? Jeremy Pino. Ma anche questa... Sembra Sanchez dell'Udinese del Barcellona. Oh, c'ha le stesse movenze, la stessa... Forte. Ma delle robe pazzesche. Quando dribla da fermo, pum, la sposta. Comunque quella partita, al di là delle prodezze, è una partita secondo me che devono andare supplementari. Perché lascia stare anche le grandi giocate, se tu fai 2-2 oppure fai la prodezza ma non fa l'altra giocata, quella discussa, la partita, secondo, come ha detto Antonio, le prodezze contro il miglior calcio. Assolutamente. Era stata presentata così, il secondo tempo ha fatto vedere quello,
e ci saremmo gustati volentieri altri 30 minuti di calcio, esatto, proprio perché quel calcio è quello che io credo che quelle quattro nazionali sono state le migliori, quelle che dovevano arrivare. Secondo me dopo c'è anche l'Inghilterra, però non c'entra, non c'entra, ragazzi. Abbiamo visto, secondo me, questa Nation League che è stata un po' vituperata, un po' trascurata, è molto giovane come competizione, invece è stata magari in maniera un po' libera, no? Però ha fatto vedere, secondo me, bellissime partite. Lele, ti dico la sincera verità, bellissime partite, però è una competizione che non serve al cazzo, questo che penso io, Però è meglio delle amichevoli che facevate voi, cioè eh. No, 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 almeno lì ti c'hai dico, qualcosa che dici, boh, il no, ranking lo no, miglioro, non è questo stai di qui con la ranking. testa. Courtois oggi ha esagerato e estremizzato il problema, eh. Oggi ha fatto dell'intervista, queste sono partite che vanno solo a FIFA e UEFA per i soldi, eccetera, eccetera. Può darsi ha estremizzato il problema. Però che non servono a niente, la verità. Però Antonio, tu le dovevi fare queste partite perché la nazionale Ma è fanno la da 2 volte. qualificazione e poi c'è il periodo che comunque fai le amichevoli per prepararti. Cavolo, fai una competizione, secondo me è giusta, che No, no, io c'è il lo ranking come rispetto. obiettivo e Nick, comunque c'è qualcosa allora, in palio organizza, e la. l'Italia ha vinto, fai Italia-Argentina, invece di farla a marzo, la fai adesso, Italia-Brasile, Italia-Germania, fai quel tipo di partite, ma non Italia-San Marino. Italia-Liechtenstein, Italia-Andorra, Italia-Lituania. Ma basta, oh, No, ragazzi. Poi capisci, dicono non in possono Europa. più. In Europa, tra virgolette, Cristiano Ronaldo ha fatto più di 100 gol con le nazionali. Liechtenstein, San Marino, Andorra, eccetera, eccetera. 3-4 gol a stagione. Questa notte il re, non quello che c'ha sulla maglia James Lele, ha fatto 80 gol. Le qualificazioni sudamericane. 80. 80 più di Pelé, più di tutti, 80, ok? Magalino. Quando vai a giocare in Bolivia, in Paraguay, in Ecuador, vai, non è Liechtenstein o Andorra, ti danno certe sgaranzate, vanno a 1.000 all'ora, ti suonano pure in campo, fuori dal campo e pure in albergo se si Il incazza. Venezuela stanotte, che è Brava, vai. l'ultima, Venezuela è l'ultima, Venezuela ha battuto l'Ecuador, che è terza. Esatto. Cioè, Lì e devi andare a giocare. accorcia la classifica, raga, eh.